Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. È un venerdì particolare, è un venerdì di festa. Oggi si celebra la festa dell'Immacolata Concezione, è quella festa che dà un po' avvio al periodo natalizio. Noi come paese abbiamo iniziato domenica scorsa con l'accensione dell'albero. È un periodo molto bello sicuramente per i bambini, ma anche per gli adulti, frenetico, un periodo di gioia e di festa, e cercheremo di viverlo tutti nel migliore dei modi. Per quanto riguarda le informazioni da parte del Comune, ci tengo a informare tutti che sul sito internet del Comune è apparsa nella sezione notizie la guida ai neogenitori, quindi per chi volesse, chi è appena diventato genitore, può andare sul sito e cliccare e trova tutta questa guida interessante appunto per i neogenitori. Cercheremo con il nuovo anno di crearla anche in stile cartaceo da poter consegnare all'ufficio anagrafe quando ci saranno le registrazioni dei nuovi bambini. Sempre parlando di bambini, ci tengo a sottolineare che fino al 15 di gennaio 2024 alle ore 13 è possibile presentare la domanda per il bonus bebè 2023. Il bonus bebè viene erogato attraverso dei buoni che sono spendibili fino al 30 giugno 2024. Per chi non l'avesse ancora fatto e per chi ne avesse la possibilità di richiederlo, sempre sul sito internet ci sono tutte le indicazioni specifiche, vi invito a farlo. Gli eventi del fine settimana e della settimana: iniziamo con sabato 9 dicembre alle ore 17, intrattenimento con gli zampognari in piazza San Giovanni, offerto dall'associazione Qualcosa per il Mondo, con vin brûlé e panettone. Seguite bene gli orari, perché ci sono gli orari delle accensioni degli alberi di Natale posti di fronte alle chiese. Alle ore 18:15 l'accensione dell'albero in piazza San Giovanni, alle ore 18:45 l'accensione dell'albero di piazza Santa Maria Assunta, mentre alle ore 19:15 l'accensione dell'albero in piazza San Gaudenzio. Così si ultimano le accensioni delle illuminazioni di Natale grazie all'associazione Qualcosa per il Mondo. Domenica 10, dalle ore 16:30, presso il cortile del Castello Visconteo, la Proloco e l'amministrazione comunale invitano alla benedizione del presepe, che venne allestito qui nel cortile del castello, e al concerto del coro ai Preat, e ci sarà un breve scambio di auguri. Anticipiamo che sabato 16 dicembre ci sarà Teleton con il consueto banchetto, che si sarà in piazza Alfredo di Dio dalle ore 9 alle ore 16 con l'asta e per la maratona della raccolta fondi. Sempre sabato 16, mi porto avanti con gli avvisi, alle ore 20:45 nell'Aula Magna ci sarà una serata dedicata alla poesia, l'evento Poesia con Musica con Max Piro, Carmelo Caldone e Claudio Mecenero. Portiamoci avanti ancora un attimino a ridosso del Natale per dirvi che il 23 dicembre alle ore 21 all'interno della chiesa di San Gaudenzio ci sarà il tradizionale concerto di Natale, mentre la Valle di Ezechiele nella sua sede di via Colombo propone i tradizionali mercatini di Natale presso appunto la loro sede. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro una buona festa per questa giornata, un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.